Io compro la ceramica quando ero bambino, è vero che la mia prerogativa oggi è fare vetro e dipinto, però amo la ceramica da sempre, da quando appunto bambino facevo i miei giochi con la terracotta. E quindi comincio a pensare di sviluppare anche, insieme al resto dei miei lavori, di sviluppare anche delle cose in terra e non soltanto attraverso un'altra terra che è pur sempre sabbia, che è il vetro. E questo mi porta a essere ospite già qualche anno fa con una serie di sculture a Castellamonte. È nato un feeling con Castellamonte, devo dire, attraverso, prima di tutto attraverso Vittorio Sacco e poi con la giunta comunale, con il sindaco, l'assessore Nella. Questo mi ha dato la volontà di fare un progetto per Castellamonte che fosse ambizioso, che fosse qualcosa di imponente. Ecco, sviluppo questo mio progetto che è fatto di formelle, come anche per la scultura in vetro era fatta di formelle, però queste formelle si elevano verso il cielo e sono fatte, sulle formelle appare un fiore che è la terra, poi appare una stella che è il cielo. E poi c'è una stella e un fiore legati insieme, che è il tradunion tra la terra e il cielo. Ma con questa torre di Babele, è vero che è una parola biblica, è una parola biblica, un racconto biblico, ma io voglio raccontare ciò che è oggi, ciò che può essere oggi Babele, oggi attraverso tutto quello che è il nostro vivere quotidiano. E soprattutto attraverso quello che stiamo vivendo, attraverso questo caos che Babele appunto generò caos, questo caos che è fatto attraverso le borse, il denaro, ciò che stiamo subendo negli ultimi anni. E questa torre vuole proprio raccontare che è difficile uscirne fuori se non si ritorna a valori antichi, ancestrali, e dove il denaro in qualche verso deve essere messo un po' da parte. Certamente non si può vivere senza denaro, ma come lo stiamo vivendo in